potenza cade al Renzo Barbera di Palermo sul risultato di 2-0. Con i rosanero, i rossoblù di Trocini offrono probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali per intensità e spirito di sacrificio. Ma si sa, se non si ha la forza offensiva per buttarla dentro e in più si aggiunge anche qualche errore difensivo, portare a casa punti diventa estremamente complicato. Nonostante un primo tempo di pregevole fattura chiuso sullo 0-0, con Ricci e Sandri protagonisti assoluti con ottime prestazioni, è nel secondo tempo che i rossoblù subiscono il vantaggio dei padroni di casa al 51esimo ad opera di Fella. Tutto diventa futile senza un finalizzatore d'area e così anche ogni possibile occasione creata si concluderà nel più classico dei nulla di fatto. Il gol del definitivo 2-0 arriva con il subentrato Silibo allo scadere della partita. Prestazione difensiva, come già emerso settimana scorsa con il Picerno, da rivedere e migliorare. Vero che il Potenza non può pensare di vincere le partite senza gol degli attaccanti, ma, alla luce della buona prestazione con il Palermo, la rabbia è certamente tanta per il fatto di non essere riusciti a portare a casa nemmeno un punto. In attacco non si ha un concreto riferimento offensivo da doppia cifra, fondamentale per strappare i punti su campi importanti come il Barbera e per affrontare l'avversario con maggiore convinzione. Volpe ad oggi, seppur le sue prestazioni siano in netta crescita, va apprezzato più per l'ennesimo sacrificio fatto per giocare in un ruolo non suo, ma è chiaro che non potrà essere certamente lui il finalizzatore di questo Potenza, date le sue caratteristiche. Salvemini, subentrato nel secondo tempo ad un impalpabile Baclé, offre la solita prestazione di cuore, riuscendo anche a far salire la squadra. Ad oggi però necessiterebbe di un compagno di reparto maggiormente propenso a liberare spazi o sfruttare ciò che lui stesso riesce a creare. Fino a gennaio bisognerà fare il possibile con l'attuale organico a disposizione, ma è altrettanto chiaro che a questa rosa andranno implementati giocatori rodati e pronti fin da subito a far fare un salto di qualità, un concetto che stiamo ripetendo spesso. Questa squadra ha una buona intelaiatura, ma manca di quei due o tre elementi di categoria che, complici infortuni e mancati arrivi durante la sessione estiva, hanno reso maledettamente complicato trovare continuità di risultati ai fini della scalata salvezza.